Let's go guys! Ragazzi, come potete già sentire dalla voce, Torino è stato un evento assurdo. E ringrazio tutti quelli che sono venuti, ragazzi, non mi aspettavo veramente così tante persone e sono rimasto veramente scioccato. Come sapete, io sono sempre stato un po' titubante di andare agli eventi, so di non avere una grande fanbase o comunque non molti mi seguono agli eventi, perché comunque tratto solamente cose di competitive, agli eventi non è che ce ne sono tante. E beh, cosa posso dirvi? Sono stato felicissimo di incontrare così tante persone. Penso che abbiamo sicuramente superato il centinaio, ma proprio di tanto. E vi ringrazio a tutti per questo, quindi cercherò di venire il più spesso e come possibile a quasi tutti gli eventi d'Italia, perché è un piacere scambiare due parole con voi. Non è, mi piace girare, farmi due chiacchiere, eccetera, eccetera, perché penso che se voi poi magari mi riuscite a vedere solo una volta, due, tre magari, e in questo, diciamo, c'è tanto spazio tra queste volte in cui ci vediamo, è bello magari scambiare una chiacchiera, un saluto, più che un autografo e una foto, perché magari rimane di più un qualcosa che ci siamo detti, una battuta, un parlare di qualcosa, di ciò che ci piace, di ciò che abbiamo in comune. Quindi vi ringrazio tantissimi, ragazzi. Non riesco nemmeno più a parlare, sono distrutto. Però è stato veramente un Torino Comics con i fiocchi, ragazzi. Non mi divertivo così tanto da tantissimo tempo e per questo devo ringraziare alcune persone assolutamente. Per prima cosa tutto lo staff di Liquid Gaming, Revertive, Foss, Stinky e chi ha più ne ha più ne metta, tutti i ragazzi di Liquid, dei loro team, eccetera, eccetera, persone fantastiche. Devo ringraziarli perché già loro mi volevano invitare al video game show e io non ero andato perché ho detto no ragazzi, inutile che mi invitate, mi fate venire, non penso vengano tante persone per me, mi dispiace per voi, non voglio darvi questa delusione, eccetera eccetera. Mi hanno rifatto, diciamo, questa proposta per Torino e ragazzi, loro sono stati felicissimi di questa cosa, di quante persone sono venute, di quante persone si sono interessate a Liquid Gaming e anche al torneo. In più bisogna ringraziarli perché se non fosse stato per i Liquid e per le altre multigaming non si sarebbe organizzato nessuna LAN quest'anno di Call of Duty. Activision sta bloccando le LAN in tutto il mondo che non sono magari sponsorizzate o comunque ufficializzate da loro, quindi tutte le LAN ufficiali che non hanno Activision nei vari loghi non sono ufficiali e non vengono fatte, non si possono fare. Quindi Beppe è andato contro tutto questo e ha preso tantissimo coraggio, ha investito tanti dei suoi soldi, perché ragazzi, avete visto l'area della fiera quanto era grossa, l'area dei tornei l'avete vista, era enorme, era penso 40 volte quella dello stand, e ragazzi sono veramente tanti soldi per una cosa del genere. E lui non è che ha sponsor che gli danno grandi somme in grado di poter pagare o comunque rientrare di quella somma, lui lo investe perché gli piace quello che fa, ama questo mondo, è, diciamo, come me, un sognatore, gli piace questo e gli piacerebbe essere comunque riconosciuto per quello che fa. Lo fa da anni e lo fa bene, questo c'è da dire. E bisogna ringraziare tutti gli altri ragazzi di Liquid e dello staff che erano lì per aver fatto questo torneo. E posso dire che i 16 team che c'erano nella modalità UMG, in questo caso, non proprio God War League, e quelli che stavano giocando anche veterano, sì, perché c'era anche una LAN di veterano, sono stati felici, si sono divertiti. Quindi è stata un'esperienza bellissima per me, fu la mia prima LAN italiana da spettatore in questo caso, un po' triste perché quando vedo la gente giocare sto là, mi mangio le mani che vorrei giocare anch'io, sto là, oh, cosa fai, perché, eccetera eccetera. Quindi giocare è sempre bello, specialmente competere, con stare lì davanti a conoscere le persone, scambiare due chiacchiere con quelle che sono le persone con cui parli online. Cioè, ringrazio tutti veramente quelli che sono lì a scambiare due chiacchiere, con cui ci siamo divertiti, dalle Queen ai ragazzi dei TES, agli Idomina, eccetera eccetera, quindi veramente grazie. In più ho conosciuto i ragazzi del MOBA Network che mi stanno aiutando con lo streaming e tutto il resto, Karim e Tito, che voglio ringraziare perché mi hanno dato veramente una mano, mi hanno fatto aprire gli occhi su molte cose, sono veramente dei professionisti e tra l'altro sono giovanissimi e hanno, raga, lo devo dire, hanno delle palle grosse così, cioè sono veramente dei grandi, hanno un sports bar, sarebbe una sala LAN in questo caso dove si può bere, mangiare, molto curata, molto tecnica, dove ci sono sia console che PC, è una cosa molto bella. Letturino, mi dispiace non esserci andato, ma alloggiavo praticamente dall'altra parte, proprio nella parte opposta, abbiamo controllato sulla mappa di dove si trovava il MOBA, quindi vi invito a vederlo comunque.
L'ultima cosa, ragazzi, c'è una persona che devo ringraziare se il competitive sta, diciamo, un po' rinascendo, se tutto questo sta ritornando. E oltre ai vecchi nomi, come sapete, Rampage e ovviamente Liquid, bisogna ringraziare una persona in particolare. E sto parlando di Alberto Gudonio, che voi conoscete come Lama Laggante o Codice Sconto. Devo ringraziare Alberto perché è una persona fantastica. Prima di tutto fa tutto quello che gli viene chiesto senza battere ciglio. Non gli importa di fare qualcosa che gli toglie tempo o comunque lo fa faticare perché gli piace questo mondo e lo fa volentieri per le altre persone che sono nel mondo competitivo. Un esempio è stato che Liquid Gaming gli avevano chiesto se voleva venire a passare al loro stand, allo stand di Liquid Gaming, e lui senza battere ciglio ha detto passo, non vi preoccupate. Ed è stato lì a farsi foto in mezzo al casino, a parlare con le persone, a firmare autografi, cosa che era stanco pure, poteva anche tranquillamente non fare facendo parte comunque di Toms così e avendo lì la sua area per gli YouTuber. Oltre a questo ha fatto anche la stessa cosa per GameXP. È una persona grandissima, Alberto supporta il competitive, la scena competitiva come se non ci fosse un domani proprio, ci mette pure lui l'impegno, gli piace quello che vede, quello che sta facendo, gli piace questo mondo e vorrebbe vederlo come negli altri paesi e lo stimo per questo perché lui è uno youtuber molto grande ed è uno youtuber molto amato perché è una persona semplice e sa, non è che sa come farsi amare, lui si fa amare perché è proprio naturale, lui lo fa perché gli piace, non lo fa perché vuole più soldi o più cose, lo fa perché è un suo divertimento, non uno sfizio, è un divertimento perché gli piace quello che fa. E sono contento di averlo conosciuto, sono contento che ha dato una mano agli Edomina, ai Liquid, ai GameXP, a tutta la LAN in generale. Quindi veramente grazie Alberto, spero che vedrai questo video, brutto babbo di minchia. Tanto ci vediamo per giocare ad Overwatch e Counter Strike e COD, quindi ci vediamo a breve. L'ultima cosa che voglio dire è che magari molte più persone facessero come lui, stanno dando spazio ad altre persone nel panorama anche di YouTube e di streaming e si interessano in quello che succede in questo mondo. Quindi bisogna ringraziare anche a lui, assieme ai ragazzi di Liquid Gaming, per quello che è stato fatto per questo evento e sicuramente per quello che saranno i giorni a venire di Call of Duty in Italia. Speriamo del competitive in generale, pure sugli altri giochi. Mi dispiace ragazzi, io sto morendo, come sentite non ho più voce, non riesco più a parlare, perché sì, adesso perché ho questo cappello, perché ho dei capelli di merda sotto, quindi per questo. Comunque io vi saluto, questo era un vlog abbastanza serio perché non sono attualmente in condizioni di ridere e scherzare, sono veramente a pezzi. Ci vediamo forse oggi in streaming e sicuramente ci vediamo domani con un nuovo video, sicuramente molto più interessante di questo per voi. Io vi saluto.